ci aspettano e che ci aspetteranno nel combattere, per esempio, i cambiamenti climatici e i problemi che abbiamo visto sulla tenuta del nostro territorio. Guardate. Sconvolgimenti climatici, eventi sismici, il nostro territorio e luoghi a noi più familiari possono diventare all'improvviso estranei e ostili. Le frequenti emergenze impongono interventi di soccorso e di prevenzione sempre più efficaci. Proprio per questo si avverte l'esigenza di venire incontro alla sicurezza dei cittadini di fronte ai grandi rischi naturali. Si chiude oggi alla Fortezza d'Abasso di Firenze la Earth Technology Expo, rassegna dedicata alle più recenti applicazioni tecnologiche in questi campi. Questo drone viene utilizzato per la ricerca delle persone, si può usare anche durante la notte, 24 ore su 24. Assolutamente, perché ha a bordo un sensore ad infrarossi. Questa è una macchina che permette di verificare se gli edifici resistono al terremoto. Sì, e in questo modo è possibile limitare i danni. Queste centraline sono completamente autonome. Esatto, al superamento di determinati livelli di fiume piuttosto che di intensità di precipitazione molto elevate, sono capaci di attivare sistemi di allerta locali. Non solo terremoti ed eventi meteorologici estremi, territorio oggi significa anche gestione dei beni culturali, delle reti di comunicazione e del sistema produttivo. 70 workshop e atelier tecnologici con 350 esperti e scienziati, climatologi ed ecologisti, innovatori e inventori, imprenditori e investitori. L'incrocio di diverse competenze per dare nuovo senso alla parola sicurezza.